Dunque ci siamo, tra poco l'appuntamento è con la cooperativa Bucaneve che vi attende nel salone del ristorante Bue Rosso per dar vita ad una fantastica serata danzante in compagnia dell'orchestra di Paolo Bertoli. Tutto il ricavato sarà devoluto al neocomitato Forza Walter. Abbiamo già parlato dei 15 anni compiuti in questo periodo dall'Associazione Sulle Ali delle Menti, che si occupa, come sapete, di fornire aiuto alle persone affette da disturbi alimentari. Dopo l'incontro che si è tenuto in Biblioteca Manara si è svolto un convegno nella ex sede della Comunità Montana. Sulle ali delle menti, l'associazione che si occupa di fornire aiuto alle persone afflitte da disturbi alimentari, quali l'anoressia o la bulimia, ha compiuto 15 anni. Il sodalizio, composto essenzialmente da ex pazienti e da loro familiari, ha messo in atto in questo periodo tutta una serie di iniziative per non abbandonare a se stessi coloro che, pur cercando di superarla, stanno attraversando la fase critica della malattia. In questi 15 anni abbiamo gestito la linea telefonica filo diretto AB, che è dell'azienda USL ma è gestita solo da volontari. Abbiamo fatto gruppi di auto mutuo aiuto, interventi di comunità nelle scuole con la cittadinanza e pensiamo di continuare così. Anche ci siamo anche messi in rete, da ieri è nato il coordinamento nazionale disturbi alimentari con delle associazioni che vengono dalla Puglia, dalla Toscana, dal Friuli e dal Veneto, quindi il nostro obiettivo è di collaborare, di fare rete a livello nazionale. Una rete che si svilupperà soprattutto attraverso internet, in quanto ricerche compiute nel settore hanno rivelato l'estrema efficacia di questo strumento nel perseguire gli scopi dell'associazione. È emerso che internet è uno strumento che tante persone che hanno dei disturbi alimentari utilizzano per capire meglio cosa gli succede, per condividere con altri che sono nella stessa situazione. Ora, queste soluzioni, diciamo, non sono sempre perfette, ma possono essere uno strumento che le associazioni e i professionisti, gli operatori possono utilizzare per venire incontro alle esigenze di queste persone e soddisfare una domanda di servizi che è molto forte, più di quanto si possa immaginare. Una modalità che all'estero è già stata adottata da diversi anni, consentendo di raggiungere dei risultati più che soddisfacenti. We've learned that over 25 years how important it is to support. Questi 25 anni abbiamo capito l'importanza di aiutare tutta la famiglia quando c'è un disturbo dell'alimentazione, il padre, la madre e tutta la famiglia, e anche abbiamo anche capito l'importanza dell'internet e del web. The biggest change in 25 years has been the web. Sappiamo che persone hanno paura di usare internet, ma non è così. Noi consigliamo di essere coraggiosi perché è un modo per tendere la mano a chi ha bisogno, può essere anche anonimo e confidenziale. And beyond, it has no boundaries. Nel corso dell'incontro celebrativo dell'anniversario di fondazione dell'Associazione Sulle Ali delle Menti, svoltosi presso l'aula consigliare di Palazzo Tardiani a Borgotaro, è inoltre emerso come il lavoro di questa associazione sia stato prezioso per gli operatori sanitari impegnati nella cura dei disturbi alimentari. Sulle Ali delle Menti in questi 15 anni ha affiancato i professionisti dei nostri servizi, gli psicologi, gli psichiatri, i pediatri, gli specialisti dell'alimentazione, nel aiutare le persone che con il cibo hanno un rapporto difficile, vuoi in eccesso la bulimia, vuoi in restrizione l'anoressia, disturbi che derivano sempre da instabilità e disagio psicologico, ecco, hanno svolto una funzione fondamentale per aiutare questi ragazzi prevalentemente, ma ci sono anche persone adulte, ad uscire dai loro problemi. Non si sono sostituite ai professionisti e ai servizi di cura, ma hanno aiutato proprio le famiglie e le persone in difficoltà a dire e a pensare che si può guarire, ce la possiamo fare, a dare un aiuto concreto di relazione, di empatia, di vicinanza, che per l'efficacia della cura è fondamentale ed è indispensabile.
Questa domenica si tiene il raduno annuale con messa ad Albareto e pranzo sociale presso il ristorante Caffè Babilonia alla Piana del Molino per il gruppo ANA di Albareto. C'è un ricco programma che prevede alle 9.45 il concentramento nel piazzale della chiesa di Albareto e alle 10 la Santa Messa. Alle 11 sfilata con la partecipazione del corpo bandistico locale, alle 11.30 deposizione di fiori al monumento delle Penne Mozze, a seguire esibizione della banda, alle 12.30 pranzo e poi alle 15 estrazione dei premi della sottoscrizione. Torniamo a parlare delle guide ambientali escursionistiche e lo facciamo perché è in atto un altro corso proprio qui da noi a Borgotaro. Corso guide ambientali escursionistiche, settima edizione, siamo arrivati alla settima edizione sempre a Borgotaro con 25 persone che stanno arrivando da tutta Italia per diventare delle guide ambientali escursionistiche certificate dalla regione Emilia Romagna. Andiamo a fare due parole con uno dei docenti storici, con Marco Fazion. Marco, settima edizione, te lo aspettavi quando sei partito perché tu sei il docente storico che ha seguito tutte le sette edizioni di questo corso di guida ambientale. È stato un successone vedere così tanta gente, cioè pensavo che nel tempo si sarebbe affievolito il flusso degli allievi, invece vedo che sta aumentando e si vede che la qualità fino qui ha pagato. Senti, tutte queste guide, fra le altre cose, molte stanno lavorando a livello italiano perché della provincia di Parma in questo corso ci sono solo 4 persone, tutte le altre di 25-21 arrivano da fuori, addirittura molti da fuori regione. È un settore che si sta ampliando ulteriormente? Il settore nostro di tutto il turismo verde è in espansione. I dati dell'Osservatorio Nazionale sul Turismo ci danno negli anni della crisi su un 2% annuo di crescita ogni anno contro il meno 28% del turismo tradizionale. Questo penso che sia anche percepito abbastanza comunemente dalle persone che si affacciano alle professioni turistiche. Regione Emilia Romagna, Toscana, Umbria e Marche sono quelle che hanno fatto le leggi migliori e che stanno producendo i risultati migliori. Perché il resto d'Italia sta ignorando il turismo verde o comunque il turismo ambientale? Ma diciamo l'Umbria ormai è stata delegificata, comunque sì, è stata fra le prime ad avere la legge. L'Emilia sicuramente ha rappresentato la legge di riferimento a livello europeo. Diciamo che io penso che non ci sia una enorme sensibilità rispetto al turismo verde da parte di molti amministratori, forse perché loro non lo praticano, non saprei dire esattamente per cosa, però appunto non avere sensibilità all'unico segmento turistico che sta mantenendo i numeri degli anni precedenti, penso che potrebbe essere una scelta miope. Senti, in Appennino si è mosso tutto perché tra Valparma, Valtaro, Valceno ci sono gli incrementi addirittura del 40%, grazie alla legge, grazie alle guide, ma anche alle infrastrutture, perché ad esempio oggi andrete in pista ciclabile, utilizzerete la pista ciclabile e alcune strutture pubbliche per fare esercitazioni. Il resto d'Italia com'è, visto che tu la frequenti tutta l'Italia? Il problema delle infrastrutture è grossissimo e se pensate che voi avete qui in Emilia probabilmente la più grande azienda che fa cicloturismo in Italia e deve necessariamente portare tutti i suoi clienti all'estero, come spesso faccio io, dove abbiamo bisogno di infrastrutture? Abbiamo sicuramente una metà dell'Italia in cui sono totalmente assenti e per esse intendo, per infrastrutture intendo addirittura la mancanza di segnaletica sui sentieri. Senti, un consiglio, tu sono a sette edizioni, sono alcuni anni che vieni in Valtaro e in Valceno, un consiglio agli amministratori locali per migliorare, uno solo, un'idea, dici domani mattina comandi tu, dici la prima cosa che faresti per il turismo ambientale in Valtaro e Valceno? Campeggi. Creeresti dei campeggi? Assolutamente. Anche perché il campeggio, e li farei su degli standard non italiani, campeggi adatti agli stranieri dove non ci sia animazione notturna, dove non ci sia casino, ma ci sia uno stile di vita per chi ama stare all'aria aperta, spendendo poco, dormendo presto la sera e andando a fare escursioni durante il giorno. Questo è quello che penso che manca in questo momento qua. Le previsioni del tempo per domani, sabato 6 dicembre, molto nuvoloso coperto con nubi basse, con piovigine diffuse e deboli piogge sui rilievi. Le temperature sono stabili, le minime tra 8 e 10 gradi, le massime tra 11 e 12 gradi, venti deboli variabili. La programmazione di RTA di questa sera comincia alle 20.45 con Salute Società, alle 21 Video Station e alle 22.30 il nostro TG. Grazie come sempre per essere stati con noi, vi auguro una buona serata domani.